Buongiorno e benvenuti, io sono Ilaria, un'istruttrice dei centri fitness Happiness Sport & Fitness e vi terrò compagnia per le prossime mattinate facendo delle lezioni di ginnastica dolce e ginnastica posturale. Queste lezioni sono accessibili a tutti, adatte a tutti quanti e utilizzeremo ogni volta degli attrezzi diversi che potete trovare benissimo in casa, quindi a volte utilizzeremo una sedia, a volte un bastone, della scopa, un cuscino o un telo da mare da poter mettere a terra. Alcune volte lavoreremo a corpo libero, quindi utilizzando solo il nostro corpo. Buon allenamento a tutti! Oggi utilizzeremo una sedia e faremo tutto un lavoro di rinforzo per la parte bassa. Iniziamo però da in piedi e iniziamo a riscaldare il corpo e anche il cuore. Quindi ti chiedo di attivare sul posto una marcia. Immagina di stare a terra e camminare normalmente. Solleva un po' di più le ginocchia, ok? Quindi muovi bene tutta la caviglia, attacca il tallone, tutta la pianta, stacca la punta, ok, la schiena è dritta, le braccia sono in modalità corsa, spalle basse e aperte, lavora bene con tutto l'appoggio del piede e respira. Fra un po' inizierai a sentire un po' di fiatone, è il cuore che sta pompando, quindi è normale. Tu ricordi sempre di respirare, di tenere il busto dritto. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, blocco la marcia, due bei respiri profondi, prendi aria dal naso, butta fuori dalla bocca, fletti anche un pochettino le gambe. Facciamo ancora due, vai, sali, prendi bene aria, butta fuori, l'ultimo, inspira, espira. Ok, riscaldiamo il busto, da qua. Prendo aria, sollevo i gomiti ed espirando ruoto il busto verso destra, di nuovo inspira, espira, più fluido. Ricordi sempre nelle torsioni di mantenere il bacino fermo e di ruotare solo il busto. Ancora prendi aria, butta fuori. Ancora, 4, 3, 2 e 1, ritorna al centro, andiamo a scaldare le anche. Se vuoi puoi appoggiarti sullo schienale della sedia per non perdere l'equilibrio. Lavoriamo con la gamba esterna, quindi sollevo il ginocchio e faccio una piccola estensione dietro. Deve essere un lavoro molto fluido, ok? Dobbiamo scaldare bene le anche. Quindi sollevo e spingo. Piede a martello, cerca di non spanciare, ma soprattutto di controllare il movimento. Ancora. 4. 3, 2 e 1. Passiamo dall'altro lato, sempre la gamba esterna che lavora, da qua inspira, espira, su e dietro, su e dietro. Ancora, 5, 4, 3, 2 e 1. Perfetto. Ora io mi metto di lato così riesci a vedermi meglio, appoggiamo, andiamo a scaldare bene le caviglie, appoggiamo le mani sullo schienale della sedia, apriamo bene le spalle, le abbassiamo, lo sguardo sempre avanti, le gambe larghezza del bacino. Da qua, inspirando, stacco i talloni, vado in appoggio bene sulle dita dei piedi ed espirando appoggio. Vai, salgo su e ritorno. Deve essere un lavoro up and down, quindi salgo e scendo, non avanti e dietro, su. Senti bene l'alluce come spinge sul pavimento. E ancora, 4, e 3, e 2, ok. L'ultimo proviamo a rimanere su. Stacchiamo bene i talloni da terra, spingiamo bene le dita dei piedi sul pavimento, ginocchia non tesissime, leggermente sbloccate. Inizio ad attivare un pochettino il gluteo, ma soprattutto tengo la pancia dentro. Mantengo la posizione. Ok, fermati su con le punte dei piedi, Mi giro solo. Adesso, se ce la faccio, provo a staccare un braccio alla volta. Quindi, movimento del vigile. Inspira, rimani sempre con i talloni staccati, Sempre in posizione di equilibrio. Se invece non riesco a mantenere la posizione di equilibrio, appoggi i talloni e lavoro solo con le braccia. Prendi aria e butta fuori. Continua a fare questo lavoro con le braccia,
che destabilizza un po' l'equilibrio, quindi sei costretto ad attivare tutti i muscoli stabilizzatori, quelli più profondi. Ancora 8, tieni sui talloni, 7, respira bene, tieni dentro la pancia, e 5, e 4, e sfiora con la mano la sedia, 2, e 1, tutte e due le braccia su, e poi appoggi i talloni, appoggia le braccia. Ok, sciogli un attimo. Adesso facciamo due gruppi di lavoro, nel senso, faremo una prima sequenza con tre esercizi, recuperiamo un po', e poi partiamo con la seconda sequenza. Prima sequenza, ci mettiamo seduti sulla nostra sedia, il gluteo un po' in avanti, ginocchio in linea con i talloni e non con le punte dei piedi, quindi non sto così, ma ginocchio in linea con i talloni. Porto le braccia avanti, petto fuori, ci alziamo e sediamo sulla sedia per 10 volte. Inspira, espiro, ritorno. Ricordi sempre di raggiungere con il gluteo la sedia, ok? Quindi spingo indietro il bacino, mi appoggio e ritorno. Il busto si inclina un pochettino in avanti, ma rimane aperto. Quindi non inclinarti troppo, rimani sempre con lo sguardo davanti a te e il petto fuori. Vai, ancora. 4, ritorna. Ancora 3, ritorna. Ancora 2, torno. L'ultimo, perfetto. Rimango in piedi, ritorno giù con le braccia. Ora mi appoggio allo schienale della sedia. Sempre braccia tese, spalle morbide. Mi allontano un pochettino con le gambe. La gamba sinistra rimane ferma, terra leggermente piegata. La gamba destra è quella che lavora. Mi raccomando, bacino dritto. Il busto è leggermente inclinato perché mi devo appoggiare. E mantengo le spalle aperte e il bacino fermo. Da qua stacco la gamba e ritorno. E ancora, la gamba tesa, piede a martello. Cercate di non spanciare, quindi non sollevate troppo la gamba, altrimenti ruotate con il bacino e le spalle. Invece deve essere un lavoro controllato. Inspira, espira. Ancora 6, 5, guarda avanti, 4, 3, 2, rimaniamo su, blocco la posizione, bacino dritto, pancia dentro. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e ritorno. Ok, sblocco la gamba destra che ha appena lavorato, lavoriamo con la gamba sinistra, spalle basse. Vai, inspira, espira. Il piede sinistro, non tocca mai il pavimento, rimane sempre sospeso. Vai, ancora, 5, 4, tieni gli addominali, almeno la schiena è salva, 3, 2, rimani su, blocca la posizione, piede flex, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e ritorno. Perfetto, portiamo i piedi un po' più avanti così siamo belli in piedi dritti, sempre mani in appoggio sulla sedia. Gambe divaricate come la vostra sedia, con le punte un po' verso l'esterno. Da qua scendiamo, quindi freddiamo le anche, le ginocchia e le caviglie, e immaginiamo di stare seduti su una sedia immaginaria. Quindi il sedere è spinto indietro, le ginocchia sono sempre in linea con il tallone, palmo della mano appoggiato sulla sedia, sguardo avanti, petto fuori, e rimango in questa posizione. Tra pochi secondi le gambe dovrebbero un po' iniziare a bruciare, 8, respira bene, 7, 6, 5, 4, il peso è tutto sulle vostre gambe, 3, 2, bravissimi, e recupero, recuperiamo un pochettino. Secondo blocco di lavoro, mi metto sempre di lato, prima abbiamo fatto mi siedo e mi alzo dalla sedia, rifacciamo la stessa cosa, ma adesso non vado proprio giù ad appoggiarmi completamente, vado solamente a sfiorare col sedere sulla sedia. Quindi partiamo in piedi, braccia avanti, scendo indietro col bacino, tocco, sfioro la sedia e ritorno, senza sedermi, senza crollare completamente sulla sedia. Rimane sempre tutta la forza sulla gamba, quindi sfioro la sedia e ritorno. Vai, sfioro e ritorno. Vai, è il bacino che va in direzione della sedia.
le ginocchia sempre in linea con i talloni. Vai, ancora 5 e 4 e 3 e 2 e l'ultimo. Perfetto. Sciogliamo anche un attimo le spalle. Secondo lavoro, slanci dietro. Ok, sempre spalle basse. Allungo la gamba destra dietro, questa volta rimane su. Allineo bene il bacino e le spalle. Piede a martello e da qua faccio fletto e stendo la gamba. 8, tallone verso il sedere. 7 e 6, respira. 5, la gamba sinistra che sta a terra è sbloccata. 4, 3, 2, 1, appoggio, cambiamo la gamba, su, pancia dentro, vai, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, l'ultimo, l'ultimissimo lavoro e poi ci siamo. Sempre posizione della sedia, quindi mi appoggio con le mani, sblocco le ginocchia, sedere dietro, schiena dritta, da qua. Sempre mantenendo il peso al centro, allungo la punta del piede destro fuori e ritorno. Sinistro, ritorna, facciamo uno slide laterale, lo faccio vedere frontale. 8 e 7 e 6, solo 5, 4, lungo il piede, 3, 2 e 1, risacco, bravissimo, rimanete in appoggio, fletto una gamba, se non riesco a tenerla dietro la porto avanti, ok? Petto fuori, cambiamo. E ritorno. Due bei respiri, prendi aria, butta fuori, l'ultimo. Grazie mille.